guarda. Questi sono i falsi profeti che hanno ingannato e deviato il popolo a Zaraemla. Prendeteli! Li portiamo in prigione! Questi uomini fingono di essere profeti nefiti. Vogliono rubare le vostre terre e costringervi ad adorare il loro dio nefita. Non avranno da mangiare. Figli miei, io desidero che vi ricordiate di rispettare i comandamenti di Dio e che proclamiate al popolo queste parole. Ricorda loro l'importanza dei loro nomi. Vi ho dato il nome dei nostri primi genitori, Nefi e Lehi, usciti dalla terra di Gerusalemme, in modo che, ricordando il vostro nome, ricordiate loro. E ricordandovi di loro, vi ricordiate le loro opere. E ricordandovi le loro opere, possiate sapere che furono buone. Perciò, figli miei, io vorrei che faceste solo ciò che è bene, affinché possa essere detto e scritto di voi proprio quanto è stato detto e scritto di loro. Il mio desiderio è che non facciate queste cose per vantarvi, ma che facciate queste cose per ammassarvi un tesoro in cielo, sì che è eterno e non svanisce mai, sì che possiate avere quel dono prezioso della vita eterna, che, come abbiamo ragione di credere, è stato dato ai nostri padri. Figli miei, ricordate le parole che re Beniamino disse al suo popolo: che non vi è via né mezzo con cui l'uomo possa essere salvato se non tramite il sangue espiatorio di Gesù Cristo, che verrà. Sì, ricordate che verrà per redimere il mondo. Devono ricordare anche ciò che è insegnato riguardo alle parole che Amulek disse a Zizron nella città di Ammonia. Il Signore verrà per redimere il suo popolo, ma non per redimerlo nel peccato, ma per redimerlo dal peccato. Ed egli ha il potere datogli dal Padre di redimerli dai loro peccati a motivo del pentimento. E ha mandato i suoi angeli a proclamare l'annuncio delle condizioni del pentimento, che porta al potere del Redentore, alla salvezza delle loro anime. Figli miei, ricordate che è sulla roccia del Redentore, che è Cristo, il Figlio di Dio, che dovete costruire le vostre fondamenta. Quando il diavolo manderà i suoi venti potenti e terribili strali nel turbine, come la grandine e la potente tempesta che si abbatteranno su di voi, non abbia il potere di trascinarvi nell'abisso di infelicità e di guai senza fine, a motivo della roccia sulla quale siete edificati, che è un fondamento sicuro e sul quale, se vi edificano, gli uomini non possono cadere. Pregate, Nefiti. Dov'è il vostro Dio ora? Ci è stato comandato di insegnare la parola di Dio a tutto il popolo. Vi annunciamo le condizioni del pentimento, che porta al potere del Redentore e alla salvezza delle vostre anime.
Sappiamo che predicate la verità. Come possiamo essere battezzati al pentimento? Questa è la mia speranza, usciremo presto. State indietro. Quei due. Portateli a morire! Vedete, è Dio che vi ha mostrato questa cosa meravigliosa, cosicché non possiate mettere le mani su di noi per ucciderci. Pentitevi, pentitevi, e non cercate più di annientare i miei servitori che vi ho mandato per proclamare buone novelle. Pentitevi, sì, pentitevi, poiché il regno dei cieli è alla porta, e non cercate più di annientare i miei servitori. Ora guardate. Che significa questo? E con chi stanno conversando? Conversano con gli angeli di Dio. Che dobbiamo fare affinché questa nube di tenebra che ci ricopre sia rimossa? Dovete pentirvi. Dovete pentirvi e invocare la voce, finché avrete fede in Cristo, come vi è stato insegnato da Alma, Amulek e Zesol. E quando farete ciò, la nube di tenebra che vi ricopre sarà rimossa. Signore, perdonami. Aiutami ad avere fede in Cristo. Rafforza la mia fede, ci dà adesso e sto chiedo perdono. A voi. A motivo della vostra fede,
nel mio beneamato, che era fin dalla fondazione del mondo. Non ti meravigliare e non dubitare. E avvenne che andarono e ammaestrarono il popolo, proclamando ovunque, in tutte le regioni circostanti, tutte le cose che avevano udite e vedute. Tanto che la maggior parte dei Lamaniti ne furono convinti, a motivo della grandezza delle manifestazioni che avevano ricevute. E resero ai Nefiti le terre di loro proprietà. E i Lamaniti erano divenuti per la maggior parte un popolo retto, tanto che la loro rettitudine sorpassava quella dei Nefiti, a motivo della loro fermezza e della loro costanza nella fede.